Buonasera a tutti, o meglio, buonanotte vista l'ora. Questa sera vediamo la ricezione di alcuni pacchetti APRS attraverso IAESU FTM 500D. Ci limitiamo alla sola ricezione dell'APRS per i suoi setup che sono relativamente facili. Li analizzeremo poi con un video dedicato su tutte le funzioni dei vari menu del FTM 500. Non appena avrò tempo, mi sono ripromesso di realizzare un video di questo genere. Bene, passiamo direttamente alla radio, osserviamo che cosa riceve FTM 500D come impostato con le funzionalità APRS attive. Siamo sulla radio. 144 800. Ora la radio è impostata in modalità singola banda. Questo A12 che si vede qui sul display significa che il modem APRS è attivo sul nostro ricetrasmettitore. Vediamo se riceve qualche pacchetto. Queste sono le informazioni visive che vengono riportate sul display di FTM 500 al ricevimento dei pacchetti APRS. Adesso considerate che sto utilizzando una X50N della Diamond con antenna posta su un balconcino, per cui non è sul tetto dell'abitazione, ho una copertura diciamo abbastanza limitata, il mio utilizzo delle frequenze VHF e UHF è abbastanza limitato, per lo più a un traffico su ripetitori, in particolare sui sistemi Wireless X IAESU. Qua in zona fortunatamente ne abbiamo due, il ripetitore di Lamorre e il ripetitore di Neville, ma avremo modo di parlarne in altri video. Visualizzazione comunque molto bella e molto completa, dà tutta una serie di informazioni direttamente sul display. Direi che è un funzionamento in APRS di buona qualità. Per quanto sia una trasmissione a 1200 bps, direi che non è affatto ancora un sistema desueto per noi radioamatori, anzi, fortunatamente ha ancora un certo seguito e funziona discretamente bene. Poi, avendo un computer a disposizione su aprs.fi, possiamo vedere la localizzazione delle varie stazioni, ivi compresa la mia nel caso trasmettessi. In questo momento la radio è impostata che non trasmette la mia posizione, quindi sto solamente ricevendo i pacchetti APRS. Bene, non faccio il video oltremodo lungo, anche perché risulterebbe poi dopo un po' forse noioso, non entrando nei dettagli, ma essendo solo finalizzato alla visualizzazione di che cosa si può vedere sullo schermo dell'FTM 500D di IAESU.
Con questo vi ringrazio, vi lascio una buona notte o una buona giornata, a seconda di quando guarderete questo video. Vi invito a iscrivervi sul canale qualora non l'abbiate ancora fatto. Vi auguro un buon weekend e alla prossima. Grazie per essere stati qua. 73 a tutti.